Prima di iniziare vorrei ringraziare la dottoressa Luigina Peddi, che è direttrice dell'Istituto di Cultura Italiana a Sofia, e la direttrice Ivanova della Galleria Nazionale, che mi hanno invitato a tenere questa conferenza che si collega alla mostra che è in corso nella Galleria Nazionale. Giovan Lorenzo Bernini è stato la stella polare, il principe del barocco. È stato una personalità così importante che è riuscita a plasmare di sé un'intera epoca. Quindi quando si parla di arte barocca non si può non pensare a Bernini. Bernini era nato a Napoli nel 1598 ed è morto a Roma nel 1680. Era figlio di un artista, Pietro Bernini, che è stato uno scultore fiorentino che ha lavorato a Napoli e a Roma. E giovanissimo, nel 1606, aveva 8 anni, si è trasferito con il padre, con la famiglia, a Roma, dove ha lavorato tutta la sua vita. E il papa regnante era Paolo V della famiglia borghese e ci raccontano i biografi di Bernini che giovanissimo il papà lo portò dal papa perché si era diffusa la notizia che questo bambino prodigio, questo prodigio delle arti, era arrivato a Roma, e il padre portò il giovane Giovan Lorenzo dal papa, e il papa gli chiese di disegnare una testa. Bernini, il bambino, disse: ma che testa vuole? E quindi il papa capì che aveva anche una capacità, una cognizione iconografica. Voglio un San Paolo. E Bernini fece un disegno con un San Paolo. Il papa rimase così colpito dal talento di questo bambino che gli regalò 12 medaglioni d'oro. Poi il papa chiamò il cardinale Maffeo Barberini, che era un intellettuale, un poeta, un uomo di grande cultura, e gli disse di proteggere, e gli affidò la protezione di questo bambino, di questo giovane, perché con l'auspicio che potesse diventare il Michelangelo del suo tempo. E Bernini, quando era, iniziò a lavorare con il padre, iniziò come scultore, il padre era un grande scultore, e quindi la prima parte della produzione di Bernini si confonde con quella paterna, perché hanno collaborato insieme fino al raggiungimento della maggiore età, quindi c'è stato questo rapporto di strettissima collaborazione. Ma i suoi maestri furono i grandi artisti che lavoravano a Roma, che hanno lavorato a Roma, e tutta l'eredità, tutto il mondo classico, perché Roma era il centro della cultura internazionale, il centro del classicismo. E poi Raffaello, Michelangelo e Bernini, tutti i giorni da casa, abitava vicino Santa Maria Maggiore, andava a piedi in Vaticano a studiare, a disegnare le stanze di Raffaello e Michelangelo. I riferimenti bibliografici più importanti per Bernini sono la prima biografia scritta da Filippo Baldinucci nel 1680, quella scritta dal figlio Domenico Bernini nel 1713 e soprattutto il diario del viaggio in Francia, quando Messier de Chanteloup registrò tutto quello che Bernini diceva. Sono i tre riferimenti principali per conoscere il pensiero e la vita del Bernini. E il titolo di questi libri è Bernini, pittore, scultore e architetto, cioè è un manifesto di quelle che era la sua versatilità, la capacità cioè di occuparsi di diversi aspetti delle arti nella loro globalità. Questo è il primo autoritratto che conosciamo di Bernini, autoritratto, cioè lui stesso è l'autore di questo
dipinto. Bernini aveva circa 25 anni quando si è fatto questo ritratto, che esprime immediatamente le caratteristiche della sua arte. Lo sguardo di aquila, che descrivono le fonti, uno sguardo molto vivo, molto intenso, aggressivo. Cioè non è uno sguardo di una persona che attende passivamente quello che succede, ma aggredisce la realtà e vuole comunicare con noi. Cioè uno sguardo fortemente comunicativo. Si vede già da questo ritratto la tecnica di Bernini pittore, molto veloce, una pittura molto veloce, impressionistica, e una tecnica neo-veneziana, perché in quegli anni c'è un recupero della pittura veneziana del Cinquecento, quindi una pittura di grande modernità, ma c'è anche, c'era stato Caravaggio, quindi c'è un realismo, un naturalismo molto forte. Sono questi i sintomi della modernità di questo grande artista. Ecco, questo è un altro autoritratto che ho pubblicato io stesso, perché nel 2006 ho pubblicato un libro su Bernini pittore, e questo autoritratto è molto indicativo perché Bernini sta disegnando. Bernini è stato un grandissimo disegnatore, e tanto che lui raccontava a Chanteloup che durante la notte, quando gli venivano in mente delle idee, si doveva alzare e cominciava a disegnare sui muri della sua stanza quello che gli veniva in mente per i progetti che doveva fare, e quindi questa stanza era piena di disegni, tutte le pareti erano piene di disegni. La pittura è molto veloce, di primo impronta, è molto moderno, e c'è una luce che piove da dietro, che è l'idea di Caravaggio, di una luce esterna che piove sulla scena e che rappresenta per Caravaggio la luce della grazia. In questo caso Bernini si sente ispirato, e questa luce quasi divina che gli dà l'ispirazione per creare. Infatti Bernini diceva a Chanteloup durante il viaggio in Francia che lui non aveva alcun merito, ma il merito era di Dio. Dio gli aveva dato questa virtù, e quindi era Dio che creava, non era lui. Bernini si è fatto molti autoritratti in tutta la sua vita, ma anche altri artisti l'hanno ritratto, quindi noi conosciamo la sua volto attraverso moltissimi dipinti. Bernini inizia come scultore. Io qui non ho esposto tutte le opere di Bernini perché ci vorrebbero due giorni qui dentro, e quindi ho messo alcune opere importanti. Questa è un'opera giovanile, Bernini ha 18 anni, 19 anni quando fa quest'opera, e qui è la prima scultura in cui lui si stacca dall'influsso paterno, cioè dal manierismo, perché il padre era uno scultore tardo manierista, e invece esprime un naturalismo nuovo, innovativo, che è proprio la sua cifra stilistica. Ecco, Bernini esprime nella sua arte i sentimenti, le emozioni. L'arte del Rinascimento era più asettica, cioè perseguiva un tipo di bellezza idealizzata, ma è abbastanza fredda, mentre l'arte barocca è l'arte delle passioni, delle passioni e dei sentimenti molto forti. E questo, l'anima dannata, è probabilmente un autoritratto giovanile di Bernini, e che è in contrasto, andiamo avanti, con l'anima beata, che esprime invece uno stato spirituale di eterna beatitudine. Due sentimenti opposti e contrapposti. Ecco, questo Bernini è stato un straordinario ritrattista. Ritrattista in pittura, ritrattista in scultura soprattutto. Questo busto è il primo busto papale, perché Bernini ha fatto tutti i papi che ha incontrato durante la sua vita. Il primo busto papale è questo qui. Questo busto era perduto dal 1893, quando la famiglia Borghese mise all'asta molti beni, molte sue proprietà, e non si erano perse completamente le tracce. Si sapeva che era stato acquistato da un collezionista privato a Vienna, ma nessuno sapeva dove si trovava.
Una mattina io mi sono recato nel mio ufficio a Palazzo Chigi ad Ariccia, dove lavoro. Ho aperto il computer e sullo schermo mi è arrivata una lettera, un messaggio con questa, la fotografia di questo busto. Era un collezionista privato di Bratislava che aveva comprato ad un'asta a Bratislava, in Slovacchia, questo busto e lui voleva conoscere la mia opinione, sapere se secondo me poteva essere un'opera di Bellini perché l'aveva comprato come un'opera dell'Ottocento, fatto da un ignoto scultore dell'Ottocento. Io ho preso e ho detto che dovevo vederlo e sono partito subito per Bratislava, questo è avvenuto nell'ottobre del 2014, e quindi sono andato a Bratislava e questo signore, che era un giovane collezionista, molto giovane, mi ha portato in una periferia di Bratislava, con queste periferie comuniste, con tutti i palazzi tutti uguali. Mi ha portato dentro una cantina buia e c'era per terra, c'era questo busto con un velo sopra. E hanno scoperto il busto e quando io ho visto questo busto ho riconosciuto che era l'opera perduta di Bernini. Però io non ho potuto pubblicarlo, questo busto, per 2 anni, perché il proprietario mi ha detto: guardi, noi vogliamo venderlo, io cercherò di venderlo tramite Sotheby's, la casa d'asta Sotheby's di Londra, e quindi le diremo noi quando potrà pubblicarlo. E quindi nel 2016 è stato acquistato da The John Paul Getty Museum in California, Los Angeles, per 30 milioni di dollari. Era stato pagato 40.000 euro. E questo ritratto già ci fa capire la grande forza, la grande capacità di Bernini, perché c'è un'intensità psicologica, una capacità di rendere anche la complessità dell'animo di questo Papa. Che è stata una persona di grande moderazione, di grande equilibrio, e quindi rende veramente l'intensità e la profondità della psicologia. Bernini era giovane, aveva poco più di 20 anni quando ha fatto questo capolavoro. Sono molti i ritratti dei papi, ma ogni ritratto ha la sua individualità. Gregorio XV, Papa Ludovisi, esprime la spiritualità. Questo è un ritratto di uno spagnolo, Montoya, e quando Bernini fece questo ritratto, il Papa e tutti i cardinali andarono a vederlo e rimasero esterrefatti. E quando arrivò Montoya a vedere, Maffeo Barberini gli disse: ma questo è il ritratto, il vero Montoya è la scultura, perché Bernini era riuscito a rendere la psicologia della persona, quindi era più forte, più intenso e più descrittivo la copia della realtà che la realtà stessa. Poi Bernini, il cardinale Scipione Borghese, il nipote di Paolo V, di Papa Paolo Borghese, commissiona a Bernini alcuni gruppi scultori che si trovano oggi alla Galleria Borghese. Il primo di questi gruppi è il Ratto di Proserpina. Vedete un dettaglio e guardate Bernini riesce a plasmare il marmo e a rendere veramente la fisicità, cioè trasforma in realtà la pietra, il marmo. In questo David Bernini ha ritratto se stesso, la faccia è il suo autoritratto e guardate il movimento che riesce a dare alla scultura che si muove nello spazio. E l'espressione, il Davide sta per scagliare la pietra e quindi tutta la potenza fisica è trattenuta nel momento prima di lanciare e quindi c'è un senso di una potenzialità di movimento molto forte. E sono 4 gruppi, l'ultimo gruppo rappresenta Apollo e Dafne e qui Bernini raggiunge dei livelli tecnici ed espressivi
che nessuno aveva mai realizzato fino ad allora nel marmo, perché soltanto con il bronzo si poteva liberare nello spazio le forme, le figure, come Bernini riesce a fare invece in questa scultura con un virtuosismo tecnico straordinario. E poi in questa opera c'è veramente, è un emblema dell'arte barocca, il dinamismo e la metamorfosi, perché le ricerche di Giordano Bruno della filosofia, che rappresenta la presenza di Dio non staccato dal mondo ma immanente nel mondo, quindi Dio è nelle cose, negli oggetti, in tutto quello che è il mondo, nel mondo animale e nel mondo vegetale. Le ricerche di Galileo, naturalistiche importanti di Galileo, tutto questo produce un capolavoro di questo tipo, in cui c'è la metamorfosi di Daphne che, toccata da Apollo, si trasforma in un albero di lauro. E quindi Bernini rappresenta proprio il momento della metamorfosi, e anche la forma di Daphne è quella di un albero, le braccia sono i rami dell'albero e si sta trasformando in un lauro. Guardate questi dettagli. Bernini vuole dimostrare di essere bravo quanto gli antichi, e forse anche il più bravo di loro. Vuole dimostrare di essere come Michelangelo, e forse anche il più bravo di Michelangelo quando realizza queste cose qui. Bernini non raggiungerà mai più questo livello, perché non gli interessava più. Successivamente sono altre cose che lo interessano, gli interessa la espressività, gli interessano i sentimenti, gli interessa la spiritualità. Qui voleva solo dimostrare di essere molto bravo. Quindi, naturalmente, quando viene eletto nel 1623-24 Papa Urbano VIII, che era quel cardinale Maffeo Barberini che doveva proteggerlo, per Bernini rappresenta un momento di grande di cambiamento ulteriore della sua vita. Perché Urbano VIII dice proprio: caro Bernini, è stata per lei una grande fortuna che io sono diventato Papa, ma è stata una fortuna ancora più grande per il papato di avere lei qui a Roma. Questo ritratto è straordinario perché il Papa sta sorridendo, e è la prima volta in tutta la storia della ritrattistica papale che viene espresso, rappresentato un Papa mentre sorride, perché precedentemente per il cattolicesimo il Papa è il vicario di Cristo in terra, quindi ci sono delle immagini estremamente astratte e distaccate, mentre qui veramente l'espressione dei sentimenti è qualcosa di rivoluzionario. Urbano VIII vuole che Bernini sia pittore, scultore e architetto, e quindi gli affida la progettazione della chiesa di Santa Bibbiana, che si trova vicino a Roma. Quindi Bernini progetta la facciata della chiesa avanti e scolpisce la statua di Santa Bibbiana che si trova sull'altare della chiesa. Era una santa martire, era appena stato ritrovato il corpo di Santa Bibbiana. In questa scultura Bernini fissa l'iconografia ufficiale dei ritratti dei santi, che poi avranno delle espressioni, un trionfo nel colonnato di San Pietro con la rappresentazione di tutti i santi, ripreso anche da tanti altri scultori dell'epoca. Urbano VIII vuole che Bernini sia pittore, scultore e architetto, e quindi in questi primi anni Bernini esegue anche molti dipinti, e questo è un ritratto di Papa Urbano VIII, avanti. Questo è un autoritratto di Bernini come Davide. Questo dipinto proviene dalla collezione Chigi e adesso sta in Galleria Nazionale di Roma. Questo è un dipinto inedito che io devo pubblicare di Bernini, e rappresenta uno schiavo ribelle. È un dipinto straordinario, c'è una furia dietro questa figura che si vuole liberare dalle sue catene. Un altro dipinto di Bernini che io ho pubblicato nel mio libro nel 2006, perché si conoscevano soltanto alcuni ritratti di Bernini, pochi ritratti,
però i documenti, gli inventari ci dicevano che Bernini aveva fatto anche dei dipinti con delle figure importanti. Questo è uno dei dipinti che io ho pubblicato alcuni anni fa. Questo è un altro dipinto ancora avanti. Bernini era straordinario disegnatore, questi sono alcuni disegni di Bernini. Vedete, questo è una delle caratteristiche della ritrattistica di Bernini, è rendere la vitalità, la vita del ritrattato, con la bocca aperta, quasi mentre stia respirando o è in procinto di parlare. E Bernini quindi vuole cogliere l'attimo fuggente, vuole cogliere il momento, non tenere ferma una figura, ma rappresentare la vita delle persone. Una delle opere più importanti del pontificato di Urbano VIII è il baldacchino di San Pietro, che viene costruito sopra il sepolcro di San Pietro, nel punto, nel locus martiri, cioè nel punto dove San Pietro era stato crocifisso. Viene costruito questo baldacchino e baldacchino e Bernini praticamente utilizza il riferimento ad un oggetto processionale che è il baldacchino processionale e lo trasforma in una grande scultura di bronzo con l'utilizzo delle colonne tortili e sopra vedete questa terminazione a dorso di delfino, questa doppia curva che è proprio il segno dell'arte barocca. Poi realizza anche molte fontane per la città di Roma, questa è la famosa barcaccia, la barca galleggia sopra l'acqua, Bernini che cosa fa? Fa un paradosso, la barca la riempie di acqua e poi a San Pietro praticamente trasforma l'intera Basilica Vaticana con una serie di interventi sui piloni, questa è la statua di San Longino, che è una statua che esce fuori dalla nicchia con un impeto, con uno stile concitato che dà l'idea del movimento di tutte le cose. La tomba di Urbano VIII nella Basilica Vaticana con le sue virtù, la giustizia e la carità. In architettura progetta la facciata e il restauro, il completamento di Palazzo Barberini a Roma, che era stato iniziato da Carlo Maderno, un altro grande architetto, e dopo la morte di Maderno, Bernini assume l'incarico della direzione lavori della progettazione di Palazzo Barberini. Progetta poi la Villa Barberini di Castel Gandolfo, Castel Gandolfo è la sede delle villeggiature papali, e Bernini progetta questa villa. Io anni fa trovai proprio i disegni di Bernini e ho pubblicato tutti i disegni per questa villa. Questo è un disegno che si trova nella Biblioteca Apostolica Vaticana, nell'archivio Barberini, e c'è scritto da quella parte, dato dal Cavalier Bernino nel 1633. Quindi questo è il progetto di Bernini che inserisce un ovale, che è un motivo tipico della sua architettura. Un disegno anche per la sistemazione del parco, una sistemazione molto naturalistica, e poi altri ritratti, molti ritratti del Papa Urbano VIII, questo probabilmente è il ritratto più importante, più profondo, più spirituale di Urbano VIII. E anche Urbano VIII, prima di morire, ha questo volto scavato e maciato dalla malattia e anche c'è un realismo molto crudo, molto forte in questo ultimo ritratto del Papa. Uno dei capolavori della ritrattistica di Bernini è il busto del Cardinale Scipione Borghese. Vedete, il volto non è diretto, non è assiale, ma guarda lateralmente come fosse stato chiamato da qualcuno, si gira da una parte, proprio perché Bernini vuole rappresentare la vita. Questo invece è un ritratto molto sensuale e rappresenta Costanza Bonarelli, che era l'amante di Bernini, perché Bernini aveva tra i suoi collaboratori Bonarelli, che era uno scultore, però questa moglie di Bonarelli era una donna molto bella e quindi Bernini era diventato l'amante di Costanza Bonarelli. Ma a un certo punto anche il fratello di Bernini, Luigi Bernini, che era un suo collaboratore dei lavori, aveva avuto una relazione con lei,
E quindi Bernini una volta tornò a casa e trovò a casa sua Costanza con il fratello e andò su tutte le furie, voleva ammazzare il fratello, tirò fuori la spada, lo inseguì e il fratello scappò dentro la chiesa di Santa Maria Maggiore e quindi Bernini si fermò, lo fermarono. A quel punto la madre di Bernini scrisse una lettera al cardinale Barberini, Antonio Barberini, che era una persona molto influente, era il nipote del Papa, e gli disse questo mio figlio pensa di essere il padrone del mondo, faccia qualche cosa lei, cerchi di dargli, di farlo calmare, perché è molto irruento e molto focoso. E allora il cardinale Barberini, Antonio Barberini, disse va bene, parlò con Bernini, dice tu ti devi calmare, e gli trovò una moglie, una bella moglie romana, quindi Bernini si sposò, aveva quasi 40 anni, aveva anzi 41 anni, si sposò e fece una vita abbastanza più rilassata. E probabilmente questo busto è il ritratto più sensuale della storia dell'arte fatto fino ad allora, con il seno, con la camicia un po' scoperta che si intravede il seno, la bocca un po' aperta, è un busto di grande sensualità e a un certo punto adesso si trova a Firenze perché il Bernini poi stesso se ne dovette sbarazzare una volta che si era sposato. Poi il Bernini a un certo punto era diventato così famoso che tutti i re, i sovrani volevano dei ritratti di Bernini. Questo è una copia del ritratto di Carlo I d'Inghilterra che fu decapitato da Cromwell e questo busto si trovava nel palazzo di Whitehall a Londra e fu distrutto nell'incendio di Whitehall del 1696, quindi si conosce solo questa copia. Però questo ritratto dà l'idea del ritratto del principe ideale, cioè Bernini fissa l'iconografia del principe ideale. Il principe ideale ha lo sguardo rivolto lontano, guarda lontano, perché i grandi uomini non si fermano al particolare, non si fermano all'immediato, ma hanno la capacità di prevedere il futuro e di guardare lontano. Quindi è un ritratto eroico che poi lui svilupperà anche in altri ritratti, questo tipo di iconografia. Il cardinale Richelieu, che era l'uomo più potente di Francia, e Bernini riesce a rendere in questo ritratto il carattere austero, distaccato di questo personaggio. La cosa straordinaria è che Bernini ha realizzato questi ritratti a Roma, gli venivano mandati dei dipinti e quindi in base a questi dipinti Bernini ricreava l'immagine tridimensionale di questi personaggi. Con il pontificato di Innocenzo X Bernini vive un momento di sfortuna, di disgrazia, perché questo pontefice, Innocenzo X, era in contrasto con i Barberini che avevano speso delle cifre enormi, delle somme enormi per costruire monumenti e per costruire opere a Roma. E quindi i Barberini addirittura devono scappare e se ne vanno in Francia, tutta la famiglia Barberini, e Bernini cade in una temporanea disgrazia. E in questo momento lui scolpisce per se stesso la verità. La verità che soltanto il tempo può scoprire. Lui dice, il tempo scoprirà la verità. E poi fece incidere questa scritta sotto, perché questa scultura doveva rimanere nella propria casa, e lui dice ai propri figli, ricordatevi che l'unica cosa che conta nella vita è la verità. Ma poi a un certo punto Innocenzo X doveva realizzare una fontana in Piazza Navona e Bernini, tramite l'aiuto della cognata del Papa, mette un suo bozzetto, la tradizione dice d'argento, sul tavolo del Papa, e quando il Papa passa e vede questo modello di Bernini capisce che solo Bernini avrebbe potuto realizzare un'opera importante, quindi non Borromini che era il suo rivale, e quindi dà l'incarico a Bernini di realizzare la fontana dei quattro fiumi che rappresentano i quattro continenti del mondo che si trova a Piazza Navona. Bernini riunisce il mondo vegetale, il mondo materiale, il mondo fisico e in questa
fontana che rappresenta un po' un'allegoria del mondo, dell'universo, e i quattro fiumi rappresentano i quattro continenti, e sopra colloca un obelisco egiziano. A Roma ci sono molti obelischi egiziani che gli imperatori romani avevano portato a Roma. Bernini lo mette sopra alla fontana, e sopra ancora all'obelisco c'è lo stemma di una colomba, che è lo stemma del Papa, di Papa Pamfili, quindi tutto il mondo sotto il Papa. Sono degli studi di Bernini per la fontana. E anche il nudo qui che è esposto in mostra, secondo me è uno studio che Bernini ha fatto per la fontana dei fiumi. E infatti su carta, è un olio su carta. E poi il ritratto di Innocenzo X, e poi la Cappella Cornaro a Santa Maria della Vittoria, che è un esempio del bel composto, un meraviglioso composto berliniano, cioè tutte le arti, la pittura, la scultura, l'architettura, formano il bel composto, l'unità delle arti visive. L'estasi di Santa Teresa al centro, e ai lati ci sono questi specie di palchetti teatrali, ci sono i rappresentanti, i monsignori, i cardinali della famiglia Cornaro, che assistono a questa scena stupiti e meravigliati. È un colpo di teatro, perché Bernini aveva anche la grande passione per il teatro. Era sceneggiatore, scriveva delle commedie, era scenografo, progettava gli allestimenti, era attore ed impresario, e anche i suoi fratelli, i suoi amici erano tutti attori, e rappresentava anche delle commedie nei palazzi della nobiltà. Palazzo di Montecitorio, Bernini progetta il palazzo che viene completato dal suo allievo Carlo Fontana. E guardate le finestre, c'è la metamorfosi, la pietra, la natura diventa architettura, e l'architettura ritorna a essere natura, cioè Bernini vuole portare la natura nelle città, nelle chiese, nei palazzi, nella città. Quindi queste sono delle invenzioni di Bernini che saranno riprese in tutto anche il secolo successivo. Altri busti che rappresentano l'immagine del principe ideale, Francesco I d'Este, altre fontane. E poi anche l'ultima parte della vita di Bernini è segnata da un profondo misticismo, perché Bernini era una persona molto religiosa, quindi nell'ultima parte della sua vita ha dedicato tante opere al tema di Cristo, al tema della passione di Cristo. Questo capolavoro si trova in Spagna, nel monastero dell'Escorial. E poi diventa Papa Alessandro VII, Papa Chigi, che è il Papa che a me più vicino, e che era anche lui un grande intellettuale, un latinista, un poeta, e aveva una grande passione per l'architettura. Infatti c'era una famosa pasquinata, cioè a Roma il popolo poteva scrivere su dei foglietti vicino ad alcune statue che erano chiamate le statue parlanti, anonimamente scriveva delle componimenti che riguardavano delle espressioni, delle frasi, delle idee, spesso in polemica con i papi. In una famosa pasquinata è scritto che Alessandro VII era affetto dal mal della pietra, che equivocava sul fatto che lui soffriva di calcoli, ma la sua vera malattia era l'architettura. La prima cosa è il restauro della Cappella Chigi a Santa Maria del Popolo, perché i Chigi hanno due cappelle progettate da Raffaello, e Bernini restaura la cappella, fa degli interventi e realizza anche queste sculture, due sculture nella cappella. Realizza anche i ritratti, questo è il ritratto di Agostino Chigi il Magnifico, che era un grande banchiere, mecenate di Raffaello, di Peruzzi. Bernini fa anche i ritratti di Agostino e del fratello Sigismondo Chigi dall'altra parte. Sculture, il restauro di tutta Santa Maria del Popolo, quindi il restauro è per la progettazione architettonica, l'inserimento di tutte le sculture. Naturalmente Bernini in questo momento è avanzato nell'età e ha molti collaboratori, pittori, scultori, architetti,
artigiani che lavorano per lui, quindi Bernini diventa un designer, un grande designer in questo momento, è un progettista globale. Guardate, questo è l'organo, che è la quercia, che è lo stemma Chigi, Chigi della Rovere, la Rovere è la quercia, e quindi è la vegetazione infestante, che la natura entra dentro la chiesa e infesta anche l'organo, con lo stemma Chigi che è presente anche qui, lo stemma di casa Chigi. E poi tutta la sistemazione di tutto il colonnato di San Pietro, che è la chiesa che abbraccia e riceve tutto il mondo, tutti i fedeli di tutto il mondo. Bernini progetta la piazza, progetta tutte le sculture e molti allievi lo aiutano a realizzare quest'opera. Avanti ancora. Poi progetta all'interno la cattedra di San Pietro, questo è il trono di San Pietro e i quattro dottori della chiesa che tengono il trono, e utilizza una finestra reale per rappresentare lo Spirito Santo. La colomba qui è la colomba dello Spirito Santo, la grazia divina che entra, irrompe nella chiesa, sposta le nuvole, attraverso questa luce entra dentro e tutti i fedeli, tutti quelli che sono in chiesa sono immersi dalla grazia di Dio, dalla grazia divina. La Scala Reggia, poi Castel Gandolfo, la chiesa, la piazza, la chiesa di Castel Gandolfo, Sant'Andrea il Quirinale, tutta la cupola di Sant'Andrea straordinaria, poi Ariccia, e qui Bernini fa un esperimento di progettazione urbanistica estesa a tutto il borgo e anche alla viabilità, quindi progetta la chiesa, la piazza, il palazzo e vari interventi, e qui il bel composto di Bernini si estende al paesaggio, cioè l'architettura dialoga con la natura e queste architetture vengono progettate in rapporto all'ambiente naturale. La piazza con la chiesa del Bernini, che è ispirata al Pantheon, e anche le due palazzine, è tutto un complesso berniniano di Ricci. Questo è il Palazzo Chigi, la facciata del Palazzo Chigi, e Bernini amplia il palazzo insieme a Carlo Fontana, che è il suo allievo, e dietro c'è il parco di 28 ettari che fa parte del patrimonio di Ricci e del contesto architettonico berniniano. Ecco, Bernini all'interno del Palazzo Chigi realizza questa sanguigna, questo dipinto che rappresenta San Giuseppe col bambino, che è la firma di Bernini a tutti i lavori che lui fece ad Ariccia nel 1663. La chiesa dell'Assunta. Ecco, qui Bernini, nel bel composto, mette in relazione la pittura con la scultura e con l'architettura. Qui c'è l'Assunzione della Vergine, dipinta a fresco, l'intera abside è dipinta a fresco dal Borgognone, è un artista che sta qui in mostra, collaboratore del Bernini. La Madonna è proiettata verso la cupola rappresenta il cielo, due angeli sono qui che stanno aspettando la Madonna per l'incoronazione, e tutta la decorazione della cupola allude al cielo, e la parte più alta, l'antennino, è l'Empireo. Poi ad Ariccia sempre il santuario di Galloro, la facciata in stile palladiano e il restauro del santuario. E poi per il cardinale Flavio Chigi costruisce Palazzo Chigi a Piazza Santi Apostoli, che fissa lo schema del palazzo nobiliare europeo. Sarà ripreso poi una simmetria a trittico con una parte centrale e due parti simmetriche laterali, che sarà poi ripreso in tutti i palazzi della nobiltà e dei grandi sovrani europei, questo schema berniniano. Questi sono altri monumenti di Bernini, vai avanti. La tomba di Alessandro VII è una tomba molto spettacolare, perché questa porta rappresenta simbolicamente l'aldilà. Dalla porta esce uno scheletro che rappresenta la morte con la clessidra e indica al Papa che è giunto il suo momento. Il Papa in ginocchio che prega, e ci sono le sue virtù, queste figure, la verità, la carità, la giustizia, la sapienza, le figure, le allegorie delle grandi virtù del Papa. Ancora avanti. Guardate, questo è il marmo, è diaspora di Sicilia, e come viene
utilizzato il marmo da Bernini e dalla sua bottega. E Bernini con Alessandro VII, diventa anche un designer, quindi progetta mobili, progetta cornici, e qui nella mostra ci sono delle cose importanti. Qui abbiamo dei tavoli che si trovano ad Ariccia, progettati da Bernini, disegnati da Bernini, disegna stoffe, riparati in cuoio, come il frammento che abbiamo qui. Noi abbiamo due sale con il cuoio disegnato da Bernini, un tabernacolo. Questo è il tabernacolo che si trova ad Ariccia nella chiesa dell'Assunta. E poi Bernini è anche un caricaturista, quindi disegna molte caricature. Questo è il cardinale Flavio Chigi e quello è il cardinale Antonio Barberini. È stato forse l'inventore della caricatura, perché sono così moderne, c'è un senso della satira così spiccato che Bernini apre anche in questo settore, anche in questo campo, un innovatore. E poi anche continua a dipingere. Questo è un dipinto importante che ho ritrovato io alcuni anni fa, e rappresenta un Cristo patiens, un Cristo sofferente, e un Cristo isolato in un momento di totale solitudine. I Vangeli non descrivono questo momento, ma è una condizione psicologica, è una condizione spirituale, perché Cristo proprio in questo momento di estrema caduta, di totale solitudine e di estrema sofferenza, è il momento salvifico, è il momento in cui Cristo diventa salvatore per noi cristiani. Il ponte Sant'Angelo con tutti gli angeli, gli originali sono in una chiesa di Roma, e vedete qui Bernini ormai ha un linguaggio talmente nuovo, talmente innovativo, non c'è più un riferimento al mondo classico, non c'è riferimento a niente che fosse prima di lui, crea un mondo nuovo, un mondo figurativo nuovo, un linguaggio nuovo che sarà influenzerà tantissimi artisti per oltre un secolo. Clemente X. Queste sono le ultime opere di Bernini, in cui il misticismo e l'afflato spirituale diventa estremo. Bernini sente che si avvicina anche la sua morte, sono gli ultimi anni della sua vita. Continua a lavorare, ma continua a considerare sempre di più il motivo della spiritualità come una sua essenza intima e molto importante. Ecco, l'ultima opera di Bernini era un busto del Salvatore, del Salvator Mundi. Bernini scolpisce per se stesso questa scultura. Aveva 80 anni e realizza questo Cristo Salvatore. Fino a pochi anni fa si conosceva solo questo disegno di Bernini, perché il busto era perduto. Poi ci sono stati degli studiosi, un grande studioso, Irving Levin, che ha pensato di identificare il busto di Bernini in una scultura che si trova a Norfolk, in Virginia. Scultura che però poi si è rivelata essere una copia. E io praticamente ho avuto la fortuna di ritrovare il busto di Bernini in maniera assolutamente casuale, perché questo busto era stato pubblicato nel catalogo di una mostra e con una attribuzione sbagliata. Io poi sono andato a vedere il busto dal vivo, è questo, e si trovava nel monastero di San Sebastiano fuori le mura, vicino Roma, e dentro il convento. Io quindi ho potuto vedere questo busto, l'ho pubblicato, ho scritto un articolo sul bollettino d'arte, e poi questo busto è stato tirato fuori dal convento, adesso si trova nella chiesa, è stato esposto anche a delle mostre. L'ultima è stata la mostra su Bernini, che si è conclusa da poco a Roma, è stato esposto questo capolavoro, che è l'ultima opera del Bernini. È un'immagine molto forte, molto potente, di una bellezza estrema secondo i canoni del barocco, e quindi è il Cristo proprio Salvatore, è il momento finale di tutta questa sua vita dedicata all'arte, dedicata alla bellezza e anche, diciamo, alla glorificazione di Dio. Grazie per la pazienza di avermi ascoltato.
Se avete delle domande, sono a disposizione. Innanzitutto grazie a nome di tutti, rimarremo qui delle ore. E noi abbiamo qui in esposizione anche molte opere della scuola di Bernini. Allora, i suoi seguaci erano riuniti in una scuola oppure erano, perché immagino che lui non poteva dipingere e scolpire tutte queste opere, quindi c'era una scuola organizzata oppure i seguaci sono, nel tempo hanno seguito le sue orme e non c'era in effetti una scuola come la immaginiamo noi. Diciamo che ci sono vari livelli. Bernini aveva una grande scuola, aveva molti pittori, scultori, decoratori, artigiani che lavoravano con lui, per lui e che realizzavano le sue idee. In questa mostra ci sono alcuni di questi artisti come il Borgognone, come Ludovico Gimignani, come il Baciccio, che è stato un grande seguace del Bernini, è stato poi il Bernini in pittura. E aveva poi degli artisti che non erano suoi seguaci, ma che comunque erano influenzati da lui, dai suoi modi, dalla sua maniera, soprattutto l'idea di una pittura scultorea. Se vedete questi dipinti, sono un po' delle sculture, tutte, sono sculture dipinte, e perché ha influenzato molto tanti artisti, anche i suoi rivali. Quindi diciamo che ha permeato di sé un secolo Bernini, e quindi tanti artisti, tutti nel bene o nel male, sono stati influenzati da questa enorme personalità. E questa mostra è una dimostrazione di questo principio. Grazie. Знаете, че Бернини изпълнявал някои поръчки с градоустройствени план на Рим. И на определени места по негови проекти са поставени обелиски. Може да се търси някаква специална символика, някакво по-различно послание с поставянето на тези обелиски на определени места. Diciamo che quello degli obelischi è un tema che va oltre Bernini. I romani che avevano conquistato il mondo, l'impero romano, aveva portato dall'Egitto molti di questi obelischi che erano sistemati nei circhi e in alcuni luoghi della città. I papi, a partire da Sisto V nel 500, hanno cominciato a ritirare su questi obelischi e a porli al centro delle piazze, in un sistema urbanistico. Erano dei collegamenti delle principali basiliche di Roma. Quindi lungo le strade, Sisto V tracciò delle strade dritte e lungo queste strade dritte c'erano questi obelischi. E quindi Bernini si è inserito in un processo che era quello di riutilizzazione di questi obelischi, che venivano poi però posti sotto il segno della croce. Quindi sopra in alto, sopra questi obelischi, i papi hanno posto il centro della croce, quindi hanno cristianizzato questi segni pagani. Prego. За изключителната възможност, която имахме, да чуем от първо лице такова перфектно представяне на изкуството на Бернини. Благодаря. Grazie a tutti e arrivederci. Grazie.